Ciao amici, qualche intoppo di troppo, compreso una videocamera che ha fatto un po' le bizze, ma finalmente siamo qui per la recensione di Huawei P Smart, ennesimo mid-level della casa cinese. Mi raccomando, partiamo subito, un like a questo video, seguiteci, iscrivetevi al canale e state sempre con me. Huawei P Smart, si parte! La confezione è quanto di più classico disponibile nello sterminato catalogo Huawei Honor, tanto che, a parte il colore della scatola, è esattamente uguale a tutta la produzione mid-level del brand. All'interno caricatore da parete, che non supporta la carica rapida, cavo USB, micro USB, auricolari off-ear di mediocre qualità e pin per la rimozione del cassetto porta SIM micro SD. Parliamo un po' di software. E Huawei P Smart non si discosta molto da quella che è la produzione della casa cinese per quanto riguarda la dotazione. Si comincia con un processore Kirin 659 che equipaggia già altri modelli, peraltro anche brandizzati Honor. 3 GB di RAM, 32 GB di memoria espandibili con la micro SD. Peccato che sia una scelta che non mi stancherò mai di criticare, quella della micro SD alternata a una delle due SIM, perché se la necessità è quella di avere entrambe le SIM e anche l'espansione di memoria, in questo caso ovviamente l'utente ci deve rinunciare. Huawei P Smart offre anche una buona dotazione a livello di sensori, peraltro non gli manca niente, l'accelerometro, la bussola, il giroscopio, il sensore di luminosità e anche quello di prossimità. Non manca qui incastonato sulla cornice superiore, peraltro molto rastremata, un LED per la segnalazione delle notifiche, che a mio parere è sempre utile su qualsiasi smartphone, a meno che non siano dotati di Always On Display. Sensore delle impronte digitali che trova posto come sempre sul retro, che è molto veloce nello sblocco, vedete, ma non velocissimo come mi sarei aspettato. Peraltro si può configurare, come in altri modelli della casa, con una serie di azioni che vanno dall'apertura dello spazio per le notifiche, tirando giù la tendina delle notifiche, addirittura anche allo scatto delle foto e anche ad altre cose che imparerete a scoprire se comprerete questo smartphone. Come per la confezione, Huawei P Smart è un classico che più classico non si può, anche per i materiali e la costruzione. Alluminio a profusione, ad eccezione delle bande in plastica inferiore e superiore che nascondono la zona delle antenne. Non ci sono problemi di costruzione e l'accoppiamento fra i differenti materiali non presta il fianco a critiche particolari. Il rovescio della medaglia è che il dispositivo ha uno stile ed un design decisamente anonimo, soprattutto nella parte posteriore, molto simile ad altri smartphone della casa. La scelta delle due fotocamere affiancate, ed anche un po' troppo sporgenti in verità, è decisamente un po' superato. Da applaudire invece la scelta di contenere le dimensioni, sia generali che quelle del display. Insieme al lavoro di affinamento delle cornici ci si ritrova con un dispositivo molto comodo da utilizzare, che calza perfettamente il palmo della mano e che, cosa molto importante, non ha la brutta tendenza a scivolare dalle mani. Anche la disposizione dei comandi segue lo schema consolidato che vede sul bordo destro il tasto accensione e il bilanciere del volume, mentre su quello sinistro il cassetto porta SIM micro SD. Per quanto riguarda il software, contrariamente al cugino Honor 7X, fortunatamente Huawei P Smart arriva già fornito di Honor 8 Oreo. Andiamo a vederlo, eccolo qua, con la nuova EMUI 8, che in realtà poi non si discosta molto dalla precedente versione 5. Tant'è vero che per quanto riguarda la Wii proprietaria troviamo le solite gesture quali siamo abituati con gli altri modelli, come per esempio il doppio tocco che poi va seguito dallo sblocco con impronte digitali o col sistema che avete scelto. Ci dovrebbe essere anche l'acquisizione dello screenshot con tre dita, ma io personalmente non sono mai riuscito a farlo funzionare. Una novità interessante è quella del tasto menu flottante, che permette di eseguire alcune azioni senza la necessità di utilizzare la barra di navigazione. Vi faccio vedere come si fa. Andiamo a prenderlo, andiamo nella assistenza intelligente, navigazione di sistema, e andiamo a vedere come funziona. Eccola qua,
si possono fare tutta una serie di azioni, lo vedete, è comparso un tasto, per cui tenendo premuto e rilasciando si torna alla schermata home, tenendo premuto e trascinando si apre multitasking, ce lo dice qua addirittura il tutorial, oppure trascinando si sposta di posizione. Andiamo un po' a vedere, vedete, allora tenendo premuto si apre il menu, ovviamente se noi lo premiamo, torniamo e trasciniamo, si apre, avete visto, il multitasking, e tutta una serie di azioni. È decisamente virtuale, perché ho provato a scattare degli screenshot per farlo apparire per la recensione e in realtà non si vede. Una comodità in più che ci permette di fare alcune cose con un pochino più di velocità. Alla fine, secondo me, non si usa tantissimo, tant'è vero che io poi l'ho disattivato. Vediamo se riesco a disattivarlo anche qua. E via. Come sempre non manca la possibilità, io vedete scelgo sempre la disposizione con il drawer perché non mi piacciono le applicazioni tutte sulla home, non manca la possibilità di personalizzare il dispositivo attraverso il fornitissimo store dei temi. Una cosa che mi ha fatto specie nonostante la presenza di Oreo è che, andiamo a vedere, le patch di sicurezza del sistema sono ancora quelle di dicembre 2017 e non c'è stato nessun rilascio e nessun aggiornamento rispetto a questo. Direi che non siamo proprio in linea con altri dispositivi che sono già arrivati a quelle di marzo 2018. Per quanto riguarda il comparto fotografico, mi aspettavo, devo essere onesto, anche vista l'esperienza con Honor 7X, qualcosina di più. Vedete subito la doppia fotocamera che fa bella mostra di sé sulla parte posteriore, un po' troppo sporgente probabilmente, ma bisogna fare un pochino di attenzione, che sono da 13 megapixel più la seconda da 2 megapixel che serve soltanto per l'acquisizione delle informazioni relative alla profondità. L'apertura focale è 2.2 ed esiste anche una funzione Pro, andiamola a farvela vedere, che permette... Ecco, intanto vi faccio vedere, scorrendo da una parte si aprono tutte le possibilità di scatto, scorrendo dall'altra, anche questa è una cosa già vista, si apre il pannello delle impostazioni. Se andiamo a vedere ci sono anche ovviamente una funzione Pro che permette di regolare manualmente tutta una serie di parametri, quali l'apertura focale, l'esposizione, gli ISO, eccetera, eccetera. Una cosa abbastanza frequente oramai su quasi tutte le classi di smartphone. Vedrete poi dai sample che ho pubblicato sull'articolo che le foto in condizioni di luce normale sì appaiono anche abbastanza naturali. Intanto vedete qua per esempio una fatta con la fotocamera anteriore, ma è come se il software intervenisse rendendole fin troppo innaturali, non brutte ma fin troppo innaturali, quasi che appunto, vi dicevo, il software intervenisse in fase di post scatto con un po' troppa profondità. Con un minimo di lavoro di editing comunque, o con la soluzione più radicale provando magari applicazioni fotografiche alternative, i risultati migliorano. Gli scatti notturni sono quello che sono, ovviamente non si può fare chiedere il miracolo a questa fotocamera, però diciamo che ci si può accontentare. Molto meglio invece i selfie scattati con la fotocamera da 8 megapixel anteriore, che anche visti a computer appaiono comunque molto chiari e molto belli. Tanto vale per quanto riguarda le foto scattate con la fotocamera principale andare subito sull'apertura ampia e disattivarla, perché in questo modo i risultati sono un pochino migliori. I video sono registrati alla massima risoluzione Full HD 1080p con audio stereo. Parliamo adesso del punto dolente di questo Huawei P Smart, le prestazioni. Probabilmente, ve lo dico subito, ha necessità di un aggiornamento software, perché non ci siamo, pur con la stessa dotazione hardware, per esempio di Honor 7X, siamo un pochino, un gradino sotto quella che è la prestazione effettuata dal cugino Honor. Il display è un'unità da 5,6 pollici LCD IPS con la risoluzione Full HD e l'aspect ratio, oramai come si conviene a dispositivi che arrivano sul mercato adesso, 18 noni. Vedete, le cornici sono molto rastremate e da questo punto di vista Huawei ha fatto veramente un buon lavoro. Anche la visione agli angoli più estremi è decisamente... Andiamo a vedere.
importante. Ovvio, i colori si ingrigiscono un po', ma tutto sommato non ci sono grossi problemi. E anche la resa, per quanto riguarda, andiamo a vedere le foto, diciamo che è discreta, è molto buona, non è male. La visione sotto la luce diretta del sole è buona, direi che non ci sono grossi problemi, ma in fondo questo un po' me l'aspettavo. E soprattutto la cosa importante, il trattamento oleofobico è eseguito molto bene, contrariamente a quello che era successo per esempio per il P10, ed sarà molto difficile che vi ritroviate a dover pulire il display dalle impronte. La riproduzione dei video è buona e permette di godersi i contenuti multimediali senza grossa fatica, grazie anche all'ampiezza del display, vedete? Altra prestazione non proprio esaltante è quella dell'audio, che possiamo andare a sentire, manca completamente della parte bassa. Mi sentirei di dire anche un pochino gracchiante, andiamolo a vedere con qualcos'altro, andiamo per esempio a cercare qualcosa di un pochino più... parlante qui sul fondo. Direi che ci si poteva aspettare qualcosina di meglio, ma in generale quello che stupisce di questo Huawei P Smart è il comportamento, proprio qualche lag di troppo, soprattutto risponde ai comandi con una lentezza che non mi sarei assolutamente aspettato. Anche Asphalt 8 Airborne non ha una fluidità che sia proprio al massimo. Eccoci qua con la solita corsa in Nevada. Risposta un po' lenta ai comandi, una fluidità non proprio al massimo, ovviamente proprio adesso mi appare è bell'incidente. Diciamo che altri telefoni della stessa classe si sono comportati un pochino meglio di Huawei P Smart. In realtà quello che voglio farvi capire è proprio una certa lentezza un po' esasperante, anche nel passaggio dal multitasking. Qualche volta bisogna toccare il display più volte per ottenere l'apertura dell'app. Strano, ecco, una cosa un po' strana che magari si risolverà semplicemente con un aggiornamento software che speriamo Huawei rilasci. Per quanto riguarda invece l'autonomia, nessun problema, la batteria da 3000 mAh permette di arrivare a sera senza problemi e siamo intorno alle 4 ore e mezza, 5 ore di display acceso. Anche per quanto riguarda la connettività e il comparto telefonico, non mi sento di dare proprio il massimo dei voti a questo Huawei P Smart per una serie di motivi. Intanto, anche su questo dispositivo, quando oramai anche su questa classe lo standard è diventato l'USB tipo C, troviamo ancora la micro USB. Fortunatamente Huawei ha mantenuto il jack da 3,5 mm per le cuffie, che io è una scelta che apprezzo sempre molto per non dovermi portare dietro adattatori o qualche volta la cuffia con il filo piuttosto che quella Bluetooth. Il Wi-Fi è soltanto monobanda, il supporto alla doppia SIM ovviamente ci dà anche la connessione LTE. Diciamo che tra i punti positivi c'è anche, oltre a quello del jack che vi ho già detto, la funzione di Wi-Fi Bridge per poter espandere le possibilità di connessione. Per gli appassionati, ottima notizia, è presente la radio FM. Per quanto riguarda il segnale telefonico non ci sono assolutamente problemi, perché di fatto questo Huawei P Smart mantiene il segnale con una certa tenacia anche in ambienti dove di solito qualche difficoltà con altri telefoni io l'ho avuta. Parliamo anche di navigazione internet, ovviamente, e dopo aver accettato e dopo essermi connesso e dopo aver dato tutte le autorizzazioni possiamo andare a vedere subito il sito. Eccoci qua,
Vedete, anche la navigazione non è proprio velocissima, accettiamo l'utilizzo dei cookies e il tempo di ricarico, per quanto The Geekers non sia un sito così pesante, lo vedete, non è proprio eccezionale. Infatti, se andiamo a provarlo con il sito dei siti per l'eccellenza e lo andiamo a caricare in versione desktop, la situazione peggiora decisamente e ci va veramente un pochino troppo tempo per quanto riguarda il caricamento di tutti i contenuti. Vi sto lasciando fare tutto quello che è necessario. Vedete, sapete che la pagina della Repubblica è ricchissima di contenuti multimediali e di fatto questo crea qualche problemino se vogliamo caricare proprio tutta la pagina, proprio per questa lentezza insita nel Huawei P Smart. Siamo arrivati alla fine. Che cosa dire di Huawei P Smart? Che al di là di questi piccoli problemi riguardo alle prestazioni, per cui io sono convinto che se Huawei interverrà con un aggiornamento software tutto si risolverà, questo telefono è sicuramente un best buy. Si trova su Amazon oramai a prezzi inferiori ai 200 euro, siamo intorno ai 190-195, e considerando la costruzione, il display, il fatto di avere il sensore delle impronte eccetera, diventa sicuramente un best buy, ma lo ripeto, a patto che Huawei risolva questo problema. In fondo i telefoni cugini, vedi Honor 7X per esempio, sono pur con Nougat decisamente migliori da questo punto di vista, anche per quanto riguarda il comparto fotografico, per cui non vedo perché Huawei P Smart non possa raggiungere da un punto di vista delle prestazioni. Detto questo, io vi saluto, vi invito a seguirci sui miei canali social, a iscrivervi a The Geekers, a iscrivervi al canale YouTube e a non far mancare il pollicione up per un like a questo video. Alle prossime recensioni, Massimiliano per The Geekers vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime recensioni. Ciao!